Ciao a tutti amici di Video Game Generation dal vostro Brigius. Oggi nuovo unboxing, andremo a vedere il contenuto della PlayStation 4 Slim, edizione limitata Days of Play. All'interno della confezione troveremo due joypad, ultimo modello, quindi con i grip maggiori su levette, tasti e dorsali, con sul trackpad il richiamo ai tasti PlayStation dorati come sulla console, il cavo HDMI, le cuffiette, il cavo di alimentazione, il cavo micro USB per la ricarica e infine la console in tutto il suo splendore. La rifinitura lucida con i loghi PlayStation dorati e il simbolo PlayStation dorato sono bellissimi, anche se questo lucido porta a essere facilmente graffiato secondo me, mentre la parte sottostante della console è opaca come l'ultima rifinitura della PlayStation 4 Slim. Sul frontale troveremo il tasto di accensione, il tasto per espellere il disco e ovviamente il vano disco, due USB, l'attacco dell'alimentazione, l'attacco della PlayStation Camera, l'uscita HDMI e l'ingresso per il cavo LAN. Console veramente bellissima, anche se tenendo la console in orizzontale il disegno sembra storto, come se la console dovesse essere messa in verticale, come vi sto facendo vedere in questo modo. E questo ci porta ad una mancanza all'interno della confezione. Anche perché ti danno le casse insieme? No. Non c'è, ma Nello, giuro che... Console, due pad, auricolare, HDMI, alimentazione, USB, materiali. Non c'è. Questo ragazzi significa che se volete mettere la vostra console in verticale dovrete comprare il vertical stand a parte. Nonostante tutto comunque la console è veramente bellissima. Bene ragazzi, dal vostro Brigius è tutto, spero che il unboxing vi sia piaciuto, mettete mi piace, condividete il video e iscrivetevi al nostro canale. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo unboxing.